Rodolfo, Carla e Maurizio di Maga Sorgazza. Sarà una bellissima serata, siamo in tanti. Si racconterà un'esperienza. Ecco, faremo certamente uno spot per condurre pubblicitario sul posto dove lavorano, ma anzi cercheremo di sottolineare la straordinaria e difficile scelta di vita che hanno fatto Carla e Maurizio. Io li conosco da molti anni, sono legatissimo, proprio lo dico con il superlativo, al gruppo di ferraresi che qua vedo ben presenti. I ferraresi sono innamoratissimi della montagna. Ci siamo conosciuti più di 10 anni fa, abbiamo fatto diverse cose insieme, abbiamo fatto alpinismo insieme, un alpinismo dei più belli, un alpinismo che abbiamo chiamato anche per tanti anni alpinismo resistente, molto vicino all'alpinismo classico di ricerca esplorativo, e attraverso poi anche un percorso di scrittura collettiva, di condivisione delle esperienze, siamo diventati amici. Ad un certo punto Maurizio e la Carla hanno fatto questa scelta. Volevano, per così dire, non dico fuggire, ma cambiare la vita che facevano in città, e trovarono questo posto, questa malga, questa casara in Lago Rai, e piano piano, con grande coraggio, partirono per questa avventura che non è una semplice avventura che fa rimanere le persone nel periodo, diciamo, più agevole, dove di solito sono aperti i rifugi, le malghe, le montagne, ma fece veramente una scelta radicale, e fin dal principio decisero di tenere aperto per tutto l'anno il posto Maga Sorgazza, che è un luogo molto remoto dove nevica tantissimo, e poi insomma vedrete. Come introduzione ho preparato una piccola clip con d'accordo con Maurizio, con una canzone a lui molto cara, Franco Battiato, che canta Un'altra vita. Vedremo le immagini, proprio le prime immagini di Maga Sorgazza, e poi piano piano procediamo. Allora partiamo subito. Conosco e molte persone che probabilmente una volta nella loro vita hanno detto che bello sarebbe abitare in montagna. E noi è capitata questa occasione nel 2003, quando siamo venuti a sapere che la struttura che attualmente gestiamo si liberava dalla precedente gestione, e lo sono venuto a sapere durante una gita con gli amici del CAI su in montagna, e sono arrivato a casa, l'ho detto a Carla, e Carla è partita come un treno, ha detto: ma di chi è? È del comune, dammi il numero del sindaco, e quindi diciamo che è incominciato tutto lì. 15 giorni abbiamo deciso. Sì, in effetti in 15 giorni abbiamo deciso tutto, abbiamo avuto anche la grossa possibilità di poterlo fare, perché in quel momento della nostra vita non avevamo alcun legame, non avevamo niente, non avevamo figli da mantenere gli studi, non avevamo mutui da pagare, dovevamo solo licenziarci e far trasloco, ed è quello che abbiamo fatto semplicemente. Forse con un pizzico di incoscienza, ma con in tasca il grande valore che questo nostro desiderio di vivere in montagna si stava realizzando. Vuoi aggiungere qualcosa? Io sono molto imbarazzata perché non sono abituata assolutamente a queste cose. Ma lo sono anch'io, ti assicuro.
Io sono molto orgogliosa perché inizialmente siamo partiti proprio come due passi, abbiamo fatto il trasloco in gennaio e febbraio, la neve è quella che vedete lì, la strada era bloccata, 10 viaggi su e giù da Ferrara con la Roma, la struttura era completamente vuota, perciò non c'era niente, non c'era riscaldamento, non c'era... Tanto che la prima notte che ci abbiamo dormito, io ho telefonato a mia madre, lei mi ha detto c'è un po' di caldo, io gli ho detto mamma c'è un caldo, 9 gradi all'interno, con due dita di ghiaccio sulle finestre, però ci sembrava di aver raggiunto, il nostro sogno era da sempre, tanto che ormai i parenti non ci credevano neanche più quando gli abbiamo detto che andavamo a vivere in montagna, si è detto sì sì, questa è la 100ª volta che ce lo dite. Però io, quando gli ho detto che avevamo già firmato il contratto un po', questo è uno dei tanti viaggi per il trasloco, però in 10 anni non ci siamo mai né pentiti né siamo ancora coscienti, e questi sono i primi giorni, non era proprio accogliente come adesso. Ecco, sottolineo che sono 10 anni, dunque veramente sì, sì. Un bel... Mi fa piacere sottolineare il fatto che c'è una concomitanza con questa serata, quando tutto è iniziato. Perché io ricordo benissimo di averlo detto agli amici più stretti una serata in una pizzeria, dove c'eri anche tu, Alberto, che eri venuto a Ferrara a fare una delle tue serate. E in quell'occasione l'ho detto ai miei amici. E quindi è una sorta di cosa comune che... quello che sta succedendo. Non vedo qua Francesco Gabriele. No, veramente dei bei momenti. E vi assicuro che sono molto emozionati, tanto che lui stamattina si è svegliato alle 4, non riusciva a dormire. Vedere qua giù, in pianura qua, a raccontarci la sua storia. A me ha sempre incuriosito poi il rapporto con i locali, perché so che i locali avevano dei grandi dubbi sulla riuscita e sulla tenuta soprattutto di questi due cittadini che andavano a fare una cosa che neppure diciamo in montanari avevano mai fatto. Mai. Mai. Dici un po'. Sì, in effetti quando in una comunità come quella nella quale attualmente viviamo, dove magari ci sono delle convinzioni radicate, anche con giusti motivi, perché il vivere in montagna per le generazioni passate era assolutamente una cosa che supera alla decima potenza i disagi che invece superiamo noi in questi ultimi anni. Quando dicevo si arriva in questa comunità già con la targa di Taglian, come dicono su dalle nostre parti, cioè, pianura. Perché per i trentini i Taglian sono quelli che sono a sotto del Trentino, e gli dici che vuoi stare, vuoi vivere, gestire la struttura abitandoci dentro tutto l'anno, Martini, che è stato uno dei primi personaggi che abbiamo conosciuto quando siamo arrivati in Sorgazzo, un vecchio cacciatore che stava sbinocolando in giornate come questa, non so cosa vedesse, stavo guardando sulla montagna di fronte per vedere se vedeva Camossi, e lui ci ha guardato con un'aria abbastanza, diciamo, critica, e ci ha detto, non so dirlo in Trentino, ma ci ha detto 3 giorni e poi scappate via con la busta di selvatico addosso, e invece sono passati 10 anni, ce l'abbiamo fatta alla fine. Questa cosa chiaramente ci è stato detto che era chiaramente anche motivo, ciao, bella sorpresa, grazie, e mia sorella, scusate. Questa cosa era anche motivo di discussione ai bar e alle osterie del paese, giù 9 km più in basso, cioè, ci è stato detto anche in modo magari scherzoso, ma sono convinto che un fondo di verità ci fosse, che facevano le scommesse, mettevano quanti bianchi
L'azione, sì, quanti sì, giorni dureranno? Avete fatto quella gara? Forse abbiamo contribuito al problema dell'alcolismo giù del paese. E comunque sì, pian pianino, grazie anche a questa loro, secondo me, legittima, questo loro legittimo dubbio, abbiamo quindi dato un valore aggiunto in più alla riuscita del nostro progetto, perché siamo riusciti a convincere innanzitutto i locali, che sono sempre stati i più scettici a riguardo di questa nostra scelta. Poi è anche vero che non abbiamo solo fin da subito conosciuto persone scettiche, abbiamo anche conosciuto persone importanti che ci hanno dato tanto, persone del posto. C'è stato proprio un vero e proprio passaggio di testimone tra le amicizie lasciate vecchia Lima. Stanno arrivando a... dicevo appunto che è stato assolutamente un crescendo, perché abbiamo dimostrato a queste persone che anche due persone, due semplici italiani riuscivano a fare quello che comunque, devo dire con un pizzico di orgoglio, mai nessuno dei locali è riuscito a fare, cioè abitare in Sorgassa 12 mesi all'anno. Non è stato facile, ma ci siamo riusciti, li abbiamo convinti. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Faccio una domanda alla Carla. Raccontaci un po' questo cambiamento, questo adattamento proprio a questo nuovo stile di vita. Come furono i primi giorni e come adesso? Beh, i primi giorni eravamo totalmente presi dall'entusiasmo che... Anzi, vorrei dire solo una cosa, sono 10 anni che abitiamo in Sorgassa, noi ancora ci facciamo la doccia fuori, cioè non abbiamo la doccia dentro. Questo è l'inizio, oh, facciamo la doccia fuori, poi comincia a diventare un problema perché dopo 10 anni abbiamo una stufetta, prima di fare la doccia bisogna accendere questa stufa a legna, cioè sono cose che ci sono venute talmente naturali che a noi non pesano assolutamente. Non mi pesa non poter scendere in paese magari per 10, 15, 20 giorni. 3 anni fa è capitato 95 giorni, siamo rimasti bloccati dalle slavine. Abbiamo incominciato i primi di dicembre e la strada è stata liberata a Pasqua. Caddero 10 metri di neve. 10 metri di neve. Però diciamo che noi, per noi questa è la normalità. Non facevamo una vita soddisfacente in città. Questa per noi è la normalità, non ci pesa niente, non mi pesa far, oddio, la legna perché la fa quasi tutta lui, perché se vogliamo sopravvivere la legna è la cosa più importante. Però diciamo che adesso per noi la normalità è stare in Sorgassa o comunque vivere in montagna. Per me non poter andare dalla parrucchiera, tante amiche mi dicono: ma come fai? Non puoi andare dalla parrucchiera, non puoi andare a fare shopping, non puoi andare... Cioè sono talmente cose superficiali che quando sei lassù basta avere la legna, l'acqua che non si ghiacci, magari la farina per fare il pane o per fare i biscotti, ecco che... E comunque anche nei 95 giorni di isolamento abbiamo sempre avuto qualcuno che veniva su a trovarci, a suo rischio e pericolo, perché passava dentro un canale, la valanga è venuta su 13 volte, i ragazzi di Marostica venivano su, i ragazzi del paese, Checco è venuto su anche con 10 metri di neve, non è che io non sentiamo come possono pensare gli altri questa solitudine, per lui è la normalità e a noi non pesa insomma questa situazione, assolutamente. Ah, è stato un arricchimento per noi. Senz'altro. Perché il fatto di dover... Allora avevamo poco più di 40 anni. Il fatto di dover di punto in bianco cambiare completamente gli stili di vita, cambiare le abitudini, imparare cose nuove, ma anche, voglio dire, nella mia attività, io non ho mai fatto il barista, per cui non avevo mai messo su un caffè, non avevo mai versato un bicchiere di vino. Era assolutamente un modo di ricominciare tutto da capo,
però ci è venuto, come dice Carla, tutto in modo assolutamente naturale. Bene, proprio per stare su questo punto, no, l'isolamento, c'è un grosso passaggio dalla stagione estiva, dal caos che vivete durante l'estate al completo isolamento invernale. Penso che sia non facile, insomma, vivere questa differenza. I mesi d'inverno, cosa fate tutti quei giorni da soli? Salino neve. Lui pulisce la neve, cioè io delle volte, ma anche quest'anno, io dico sempre con lui, l'inverno è durato troppo poco, perché nell'inverno si riescono a fare cose che d'estate per me sono proibitive, nel senso che io d'estate entro in cucina alle 8 e ci sto fino all'ultimo cliente alla sera e non riesco a fare niente. Io ho mille hobby, io lavoro a maglia, lavoro all'uncinetto, ricamo, dipingo, faccio cose che durante l'inverno non mi basta, un inverno non mi basta. Quest'anno faccio cose da vendere per i bambini di Chernobyl, abbiamo fatto cose per la ricerca del cancro, abbiamo un gruppo di donne. Cioè io, per me, io questo isolamento non lo sento assolutamente. Per me è talmente naturale star lì e so che d'estate, adesso incomincerà domenica, fino all'ultima settimana di settembre, ottobre se c'è bello, tutti i giorni si lavora e si va avanti così e poi finalmente arriva l'inverno dove riusciamo a riposarci, a fare cose. E sono anni che non facciamo un viaggio, perché per noi le ferie sono stare in sorgazza anche quando è chiuso. Cioè per noi siamo già in ferie lì, non è che abbiamo questo bisogno. Adesso abbiamo 15 giorni di ferie, li abbiamo appena fatti, lui non si è spostato, io sono dovuta andare a Ferrara perché abbiamo la commercialista, ma non sentiamo il bisogno di andare in posti esotici come tutti quelli del paese ci chiedono. Ah, andrete al mare, avrete qualche isola, ma per noi le ferie sono lì, casa nostra è lì, non sentiamo questi bisogni, che però sentivamo tanto quando eravamo in città, perché in città lavori, sei così, lavori tutto il periodo con la testa bassa e quando stacchi la spina dici basta, vado via, non ne voglio più sapere. Lì non ne sentiamo bisogno assolutamente. L'inverno del 2008-2009, che fu appunto, da quanto riguarda l'isolamento, penso problematico. Bastante. Ecco, chiedo a te Maurizio se ti costrinse, non so, a fare qualcosa di straordinario per sopravvivere, che problemi proprio operativi e pratici avete avuto in quell'inverno dove caddero 15 metri di neve? Noi eravamo in pensiero. Eravate invidiosi. Allora, facciamo un passo indietro. L'importanza dell'inverno, almeno per quello che ci riguarda, la nostra scelta di vita è di vivere in magra sorgassa tutto l'anno, chiaramente prevedeva questa grossa incognita, che forse casualmente o forse anche volutamente, guarda caso, l'incognita d'inverno non l'abbiamo affrontata fin da subito, perché ricordiamo che siamo arrivati in magra sorgassa in febbraio, abbiamo incominciato e abbiamo dormito la prima volta il 1° aprile, pesce. Abbiamo dormito per la prima volta il 1° aprile del 2004 in magra sorgassa. L'inverno per noi era assolutamente desiderato, punto primo perché era assolutamente un terreno dove fare delle verifiche. È sicuramente la stagione che si presenta più difficile per via dell'isolamento della neve, e era un'esperienza per noi completamente nuova, ma soprattutto per i malati di montagna come siamo io e Carla, come magari qualcuno qui dentro, era assolutamente eccitante l'idea di misurarsi con questa stagione. Lo è stato talmente tanto che con l'andare degli anni l'inverno è diventato in assoluto, e lo dico spesso anche alle persone più scettiche, è diventato in assoluto per noi la stagione che amiamo di più. Forse siamo due orsi, forse non ci piace stare un po' isolati, ma attenzione, l'isolamento non è quello del, come dire,
quello del fatto di vivere in una malga isolata in mezzo alla neve, dove magari non... L'isolamento è ben altro, io lo dico sempre con le persone, l'isolamento è quando ti trovi alla cassa di un ipermercato, dove ti rendi conto che se ti viene un coccolone e cadi in terra, qualcuno dietro di te ti passa avanti solo per far prima. L'isolamento è quando in grossi condomini, in grandi condomini, magari una persona anziana la ritrovano dopo mesi perché non la vedevano, solo perché sentono l'odore, avete capito dove voglio arrivare? Quello è il vero isolamento. Noi l'isolamento sì l'abbiamo, però intorno a noi sentiamo assolutamente la presenza di una nostra condizione mentale che non, io lo so che non sono solo anche quando sono solo, no? No, non è assolutamente. Non ci sentiamo mai assolutamente soli, assolutamente. E questo è anche grazie al fatto che siamo riusciti ad allacciare i rapporti di cui vi ho parlato prima. Chiusa parentesi, per cui per noi l'inverno era assolutamente, è diventata la stagione più desiderata, che preferiamo. Quell'inverno però, quell'inverno è stata dura, ma non perché non avevamo più il latte per farci la colazione la mattina, perché al limite si faceva il tè, non perché Carla sia rimasta senza pasta. Carla non rimane mai senza cibo, mai, ve lo assicuro, perché se finiscono gli spaghetti, sotto nel congelatore ci sono i cappelletti, e quello è veramente come toccare il cielo con un dito. E non è stato quello il problema, ahimè. Ed è quello che dico a tutti quelli: ma come avete fatto 95 giorni isolati lassù? Come avete fatto per il mangiare, comprare, andare giù? E ho detto: ma quello non è un problema, perché nessuno mi chiede come ho fatto a pagare gli F24? Perché ancora. Perché quello veramente è la cosa che mi ha colpito di più, che la nostra sussistenza dal punto di vista economico, perché ahimè è lì che bisogna andare a parare, anche se tutti li odiamo sti maledetti soldi, ma è lì che andava a finire, perché bene o male fai parte di una società, hai i tuoi diritti ma anche i tuoi doveri, quindi certe scadenze, affitto, INPS e compagnia bella, quelle erano da rispettare. Beh, c'è da dire che probabilmente ci siamo riusciti, la nostra testardaggine, la nostra passione e anche quelle importantissime e rare visite che durante quell'inverno siamo riusciti ad avere, ripeto, i ragazzi di Marostica che erano sempre lì, sempre, non c'era neve, valanghe che si fermasse, che non venivano su solo per venire a mangiare, quelli arrivavano su, magari si prendevano un badile e mi tiravano via 7-8 metri cubi di neve senza che gli chiedessi niente. E niente, quindi è stato un inverno veramente particolare, iniziato alla fine di novembre, dove per ironia della sorte io e Carla abbiamo deciso di fare una delle rarissime cose che abbiamo fatto da quando abitiamo in Sargasso. L'unica volta siamo andati con amici a Vienna a farci 3 giorni a Vienna, e quel giorno si è scatenato l'inferno in Sargasso. In Sargasso avevamo lasciato la Daniela, che è qua in sala, mia cognata, e suo fratello, e mi ricordo le loro telefonate abbastanza preoccupate nel tentativo di raccontarmi quello che stava succedendo, perché in 3 giorni ha fatto una quantità di neve esagerata, lasciandoli senza luce, che se succede a noi, bene o male, siamo psicologicamente predisposti ad affrontare, ma per questi nostri due, diciamo, dog sitter, perché il motivo per il quale io in Sargasso, perché il baby non potevamo portarlo a Vienna, e insomma loro sono rimasti senza benzina nel tentativo di fresare con la fresina che ho la neve che veniva giù, che non facevano tempo ad andare avanti, che quando tornavano indietro era già come prima. Non hanno pensato di tenersi un po' di benzina per il gruppo elettrogeno, e infatti dopo un po' è caduta una pianta sulla linea elettrica e sono rimasti anche senza luce. Mi permetto di rubarmi ancora, perché ne vale veramente la pena,
raccontarvi il nostro rientro via di Carla da Vienna a Maga Sorganza, che chiaramente il viaggio non era cortissimo, quindi noi siamo arrivati verso le 19 giù in paese, e veniva che Dio lo mandava, intendo la neve, e abbiamo montato le catene sul fuoristrada, abbiamo provato a salire, ma poco più di mezza strada abbiamo cominciato a trovare le prime piante diciamo sradicate dal peso della neve in mezzo alla strada. Quindi abbiamo abbandonato l'auto e fortunatamente, non so per quale motivo, avevamo un paio di frontali. Ovviamente non avevamo gli scarponi, perché a Vienna non ci si va con gli scarponi. Avevamo le scarpe da tennis. Avevamo preso una tanica di benzina per i motivi che vi avevamo appena detto, e ci siamo pian pianino diciamo incamminati per fare quei 3 km di strada che da Malena arrivano su in Maga Sorganza. Ci abbiamo messo 3 ore. 3 ore durante le quali ogni mezz'ora Christian mi chiamava per sapere se eravamo ancora vivi o travolti da qualche... Il momento più difficile è stato quando abbiamo girato dentro questo famoso canale, il Boalon, dove era scesa la valanga, noi non potevamo saperlo, e ci siamo trovati un muro di neve davanti in piena oscurità. E chiaramente quando ti trovi a attraversare una zona di pericolo come quella, lei era terrorizzata ogni passo di perdere le scarpe, perché si sprofondava fino al bacino. Io cercavo di battergli la pista, era buffissimo perché c'avevo la tanica, quindi prima facevo il passo con la tanica di benzina, poi facevo i passi così. Insomma, siamo riusciti a arrivare su, a malapena vedevo il lumino della candela davanti al porticato della casa, e questo è stato un primo segnale. E poi mi ricordo come se fosse in questo momento un colpo d'aria che mi ha portato l'odore del camino, del fumo del camino sotto al naso, e lì abbiamo tirato un sospiro di sollievo, siamo arrivati a casa, fatto il pieno al generatore, acceso le luci, cappelletti e siamo andati a letto. Questo è stato... No, poi volevo aggiungere che poi mio fratello e mia cognata sono rimasti bloccati 11 giorni con noi, non si poteva assolutamente scendere. Sì, ecco, allora faccio un'altra cosa, poi ti ridò subito. No. Perché voi capite che 95 giorni di questo tipo non è che si possono raccontare in 5 minuti. Più ci pensi, più ti vengono in mente aneddoti. Anch'io mi sono arrogato il diritto di definire questa nostra esperienza il nostro alpinismo resistente. Perché in un certo qual modo ci sentiamo veramente molto, molto resistenti. E la nostra forma di sopravvivenza in quelle condizioni l'abbiamo assolutamente legata alla parola alpinismo, perché insomma l'alpinismo non è solo andare legati con le corde o fare cose difficili, l'alpinismo è vivere anche queste condizioni tipiche della montagna, quindi il freddo, la neve, eccetera. Questa cosa dell'alpinismo resistente, se volete la potete anche trovare in rete, perché è stata pubblicata, dopo torneremo magari su questo discorso, Alberto, è stata pubblicata su Intrai Zarum, che è il fratello povero di Intrai Sass. Esperienza veramente impagabile. Bene, a questo punto direi di fare una piccola lettura collettiva di alcuni punti che proprio danno anche il titolo alla serata. E cosa è successo? 15 anni di vita in montagna, questi due ragazzi hanno raccolto una bella esperienza e hanno fatto questo piccolo testo dal titolo proprio L'essenziale e superfluo, messo per dei punti. Una specie, non è un decalogo, ma sono dei punti curiosi per far vedere cosa serve e cosa non serve.
Sì. Lo leggiamo insieme? Sì, volentieri, però è una cosa un po'... vi chiedo scusa, non l'abbiamo preparata, perché, ma va bene così, non è che deve essere perfetta. Io ho consegnato a 3 gruppi un foglio con una lista di cose. Allora attenzione, adesso mi aspetto già le critiche. Noi non vogliamo insegnare a vivere a nessuno. Ok? Quello che qualcuno di voi si troverà a leggere è semplicemente un nostro personalissimo punto di vista. Probabilmente finita la serata, amici come prima, se poi questa considerazione, queste cose può essere per qualcuno di voi un spunto di riflessione, allora perfetto, è quello che volevo, anche se uno di voi ci pensa su un attimo. Però ripeto, non pretendo che tutto quello che andrà detto in questa lettura collettiva sia assolutamente una regola che io mi sto arrogando il diritto di dettare. È solamente il frutto della nostra esperienza. In parte derivati da questi 95 giorni di isolamento, ma anche in parte derivati da tutto il resto. Do una piccola e velocissima istruzione per lui. Sì, sì. Ho consegnato a 3 gruppi, miei amici di Marostica, a degli altri amici di Marostica e ai miei inseparabili amici ferraresi, una lista nel quale ogni tanto troverete una frase evidenziata. Quella è quella che dovrete leggere voi. Vanno in sequenza. Sono molto veloci. Sono molto veloci, anche se sono una 60ina di punti, ma andiamo avanti molto velocemente. Sì, molto curioso. E dopo magari vediamo anche insieme come può essere letta questa cosa. È una cosa molto simpatica e sottile, io trovo. Allora cominciamo. Allora, il gruppo A, chi ha il foglietto gruppo A? Bene, tocca a te Michele. Essenziale è l'acqua e non la benzina. Senza la prima non si vive e senza la seconda si può camminare. Gruppo B. Essenziale è il fuoco, perché è una delle prime scoperte dell'uomo. Permette di scaldarsi, di cucinare e di illuminare. Gruppo C. Superfluo è avere più di 22 o 23 gradi in casa. Superfluo è la parrucchiera. Superfluo è presentare la carta dei vini quando hai un buon vino bianco e un buon vino rosso. Essenziale è essere padroni del nostro tempo e non esserne schiavi. Superfluo è avere la jacuzzi. Essenziale è avere la nostra doccia calda, anche se all'esterno. Essenziale è utilizzarla quando è essenziale e non esageratamente, perché l'acqua è preziosa. Vedi il primo punto. Essenziale è, se la doccia non va, lavarsi con la mastella davanti allo stufo a legna, come si faceva una volta. Essenziale per noi fare la legna per scaldarci. Superfluo è per noi il gasolio per scaldarci. Essenziale è saper fare il pane, perché il negozio più vicino è a 10 km da qui. Essenziale è una candela se manca la luce. Superfluo è tenere l'orologio fatto. Superfluo è correre. Essenziale è camminare a lungo. Essenziali sono la motosega e lo spaccalegna. Se devi fare 300 quintali di legno all'anno. Essenziale sarebbe trattore rimorchio per fare la legna, ma se non ci sono, fai con il fuoristrada che diventa più che essenziale. Superfluo sono i SUV e i suoi 200 cavalli. Se poi non sai fare a guidare e ti fai venire a prendere superfluo sono l'auto nuova o il SUV. Se poi per arrivare quassù bastano le catene e una vecchia panna. Superfluo a volte anche le catene e la panna. Essenziali diventano un buon paio di gambe quando le valanghe ti bloccano la strada. Essenziale sono le catene e non le gomme termiche o il 4x4. Essenziale è l'arma, non il telefonino. Essenziale a volte è accenderlo quando passa il boilon con pericolo valanghe 4. Superfluo è sbagliato e pensare che la tecnologia risolva tutto. Non bisogna sempre trovare una scorciatoia per la soluzione del problema. Essenziale è la testa,
noi superfluo è uno zaino da 70 litri per un paio di giorni in montagna. Essenziale è la parola d'ordine per avere zaini piccoli e leggeri. Superfluo è salire le cascate di ghiaccio. Essenziale è farlo il meglio possibile e dopo 25 anni trovare la stessa passione. Superfluo è il GPS e il navigatore satellitare. Sì. Ah no, ho saltato l'ultimo, chiedo scusa, è colpa mia, ho fatto male. Essenziale è avere sempre una cartina, una bussola o una pila nello zaino. Superfluo è il Gatorade. Essenziale è la borraccia con l'acqua. Vedi primo punto. Sempre l'acqua. Superfluo è portare accappatoio, foam, infradito al rifugio. Non c'è la doccia. Un po' di sudore non ha mai fatto male a nessuno. E forse la forza delle difese immunitarie. Essenziale è rinfrescarsi in un torrente. Superfluo e dannoso è farlo con il sapone. Essenziale e necessario è vivere decorosamente. Superfluo è accumulare ricchezze. Quando finirà non serviranno a nulla. Essenziale è pensare e scegliere. Superfluo è non pensare e subire. Essenziali sono un buon libro e buona musica. Superflui sono la televisione ed il computer. Superfluo è internet. Se per sentire un amico non fai nemmeno una telefonata. Essenziale è il telefono o la radio. Superfluo è il telefono. Quando non è un telefono, SMS, foto, filmati, iPod, iPad e tutto il resto. Essenziale è il caffè in una moca. Superfluo sono il caffè lungo, quello basso, quello macchiato, il macchiatone e, ma un po' meno, quello con la prugna. Essenziale è quando ti si accontenta di quello che c'è. Superfluo è quando si chiede altro. Essenziale è concedersi una birra dopo una bella giornata in montagna. Superfluo è chiedere una Radler. È sicuramente il miglior modo per uccidere una buona birra. Essenziale che si vedono film come Terra Madre di Ermanno Olmi, Fermati Abe. Io consiglio anche Mondent e Piccola Terra, li potete trovare in libreria d'Alberto a Montecchio. Allora a questo punto oserei dire che essenziale è La Casa di Giovanni, superfluo è qualsiasi blockbuster. Grazie. Prego. Essenziale a volte fare un passo indietro. Superfluo è avere una casa credito se ti accorgi che nel locale in cui sei non è possibile utilizzarla. Essenziale diventa avere sempre un po' di contatto a disposizione per evitare imbarazzo sia da parte vostra che da parte del gestore del rifugio. Essenziale è sprecare di meno. Superfluo è consumare di più. Essenziale è che ognuno di noi si chieda cosa è superfluo e cosa è veramente essenziale. Grazie per l'applauso, grazie alla collaborazione e grazie anche alle persone che ho coinvolto in questa lettura condivisa. Volevo anche aggiungere questo. Come vedete finisce con un'esortazione, cioè fate la vostra scelta, che in effetti quello che vi avevo pregato di carpire da questa serie di considerazioni. L'avevo anche fatta perché ancora qui entra in gioco diciamo il mio piccolo ruolo all'interno di questo questa finestra, diciamo questo sito dove appaiono dei racconti di alpinismo, di montagna, di esperienza, e questo essenziale e superfluo abbiamo già sperimentato in questo modo di lettura condivisa qualche anno fa a Ferrara. E io proprio per cercare di incentivare la gente che stava ascoltando, la platea, a fare le loro scelte,
avevo lanciato questa esortazione: fate la vostra scelta. E la cosa ha avuto un discreto successo, e fra le varie risposte a questa mia diciamo esortazione, mi permetto di citarne alcune, in particolar modo di tre persone che secondo me hanno azzeccato pieno la questione. La prima è di un amico che doveva essere qua oggi ma non è potuto venire, si chiama Raffaele, e lui ha fatto una lunga serie, anche lui si è molto impegnato, anche lui si è messo lì e ha detto cosa è essenziale e cosa è superfluo. E fra questa lunga lista che ha fatto, a me hanno colpito in particolare tre cose che ha scritto, perché lui ha scritto: superfluo avere una bella auto, essenziale è che l'auto funzioni quando ce n'è bisogno. E questa è assolutamente in linea con quello che io ho cercato di esporvi fino adesso. Ma soprattutto quello che mi è piaciuto di più, che poi continua anche con le, diciamo, con le letture che verranno, era che Raffaele ha giustamente detto: superfluo è bere un caffè al bar, essenziale è il sorriso della persona che ce lo serve. Quindi direi che qui assolutamente ci siamo in piena sintonia. Poi mi ha risposto in modo sorpreso ma assolutamente piacevolissimo Mirta. Ci sei, Mirta? Vuoi leggerlo tu? No, leggerlo tu. Va bene. Tu venivi da un'esperienza di un trekking, uno dei tuoi numerosi giri in montagna, e avevi fatto una scoperta di amicizia che probabilmente ha lasciato un segno importante. Mirta mi ha scritto: essenziali sono gli amici come Davide e Cristina, con cui da anni, nelle varie avventure in montagna, si condivide cibo, oggetti, emozioni e difficoltà. Amici come Carlo e Maria, che dopo 30 secondi al telefono, senza mai esserci visti prima, ti portano con l'auto alla partenza dell'altavia che hai deciso di fare. Ti accompagnano per un primo breve tratto, per il gusto di conoscersi un po'. Condividono il loro pane e la loro cioccolata, perché tu dall'emozione ti eri dimenticato il cibo in auto. E ti salutano. Al rientro dall'altavia, ospitandoti a cena, e raccontandoti il loro paese e le loro montagne. E poi finisce in modo assolutamente, voglio dire, preciso: superfluo sono gli amici collezionati nei social network. E questo secondo me è anche molto significativo. Ti ringrazio, Mirta, per la tua partecipazione al mio gioco. E poi mi ha risposto sua maestà Alberto, il mago del fumo. No, non fraintendete questa cosa qua. Basta il torso, sì. Non so se ricordate la fumogenata, siamo in su mano. Lui è il regista di quella serie. Tanto che il sindaco di una cosa che ricordo, piccola aneddoto. Vai. Davvero curiosa, ero un po' imbarazzato a presentarmi alla platea, diciamo, quel giorno, perché non si sapeva che cosa si facesse, che cosa si avrebbe fatto. E c'erano i ragazzi, c'erano le varie associazioni, eccetera, eccetera. A un certo punto, in modo molto pertinente, ha detto: adesso vi presento il maestro fumogenista che mi spiegherà cosa accadrà oggi sul Monte Sumano. No, vorrei che tu leggessi il tuo essenziale superfluo, perché è legato al valore dell'amicizia di cui qua. Sì, sai che non lo ricordo, perché ma è stato scritto, guarda. Una sorpresa che per me. Vediamo cosa ho scritto. Allora, scrivevo: essenziale è avere dei buoni amici che non si dimenticano delle belle cose fatte insieme, anche dopo molti anni, come Gabriele, Francesco, Mauri, Maurizio, e ritrovarli ogni tanto, magari in montagna o al telefono, chissà dove. E per noi gli anni sono passati magnificamente. E metto un sorriso. Superflue sono le persone che vengono a trovarti o a importunarti solo per raccontarti le cose brutte, spesso degli altri, e pretendono di essere tuoi amici, conoscenti, giudici,
senza aver fatto un solo passo con te. Probabilmente, siccome il mio essere a volte molto attivo ed esposto in certe tematiche, anche civili, mi porta dietro parecchie critiche, allora ogni tanto mi sfogo con gli amici, così diciamo, se qualcuno magari è in prima linea con me può anche dire qualche parolina. Se gli amici servono anche hai vinto, hai vinto sul giro della Padania, comunque, infatti, non è anche fatto. Abbiamo risposto. Ecco, giunto un'ultima essenziale superfluo, dedico a Marco, visto una nostra esperienza in cascata quest'inverno. Essenziale il mezzo barcaiolo, superfluo il grigri. Sono d'accordo, sono convinto. Beh, già avrete notato che da questi passaggi c'è un percorso anche di condivisione di scrittura che va molto in là negli anni. Faccio questa parentesi proprio visto che siamo partiti da una scrittura, da una lettura collettiva. In realtà la nostra amicizia partì anche da un progetto di condivisione tramite la scrittura. La cultura cosa dovrebbe essere se non un passaggio e travaso di esperienza? E la scrittura è la cosa migliore. Io tanti anni fa ebbi l'idea di creare un contenitore, una rivista, proprio sulla rete che stava nascendo di alpinismo, di letteratura, di arti visive, che raccolse veramente moltissime persone in giro per l'Italia e non solo. Veramente un grande bel gruppo di scrittura. Tra questi, i primi proprio amici che entrarono nel gruppo, ci fu un nucleo di Ferrara, tra cui ricordo il primo fra tutti fu Francesco e poi Gabriele, che a un certo punto, siccome entravano veramente contenuti molto belli, importanti, esperienze anche di prima esplorazione e anche di persone che scrivevano veramente molto bene, a un certo punto loro decisero di fare una specie di... ecco, io non chiamo una... potrei chiamarlo una declinazione, diciamo, di quel progetto che era Intra i Sass, che significava un antico toponimo Veneto Trentino che significa dentro i sassi. Io giocai con questo toponimo e anche la mia casa editrice si chiama Antarsassa, che è un altro toponimo, e loro abitanti per così dire di pianura ebbero la brillante idea di fare una rivista declinata con il nome Intre Giaruna. I giaroni, diciamo, sapete cosa sono? Sono quelle parti, diciamo, un po' più pianeggianti delle montagne che si trovano sotto le pareti, e le due riviste andavano via parallele per molto tempo. E adesso la mia è sospesa perché io sono in partenza per un viaggio e sono in fase di cambiamento, però il Tre Giarun continua ancora. Se vuoi aggiungere qualcos'altro? No, per me solo dire che l'esperienza della scrittura è stata una vera scoperta. Io ho cominciato a pensare di mettere sulla carta le mie impressioni, le mie sensazioni, le mie emozioni a partire dal 2000-2001. In parte perché sempre l'immancabile Francesco ci aveva messo, aveva proprio gettato il sassolino nello stagno. E in parte perché io in quel momento mi sentivo pronto a farlo, insomma, ho detto perché no, proviamoci. Ed è stata assolutamente un valore aggiuntivo per quanto mi riguarda dell'andare in montagna e di vivere in montagna. E prima che iniziassi la mia esperienza di vita in montagna, mi dedicavo a scrivere delle uscite domenicali o del fine settimana, magari fatti con gli amici. Poi l'opportunità di vivere in montagna ha chiaramente allargato i miei orizzonti e ha allargato anche le mie argomentazioni, e è stato per me assolutamente ancora di più entusiasmante potermi sperimentare sullo scrivere, non più del fatto che stavo arrampicando su una cascata di ghiaccio, perché quella è la mia malattia,
ma del fatto che magari andavo a far legna, o il fatto che conoscevo una persona particolare, o che avevo delle idee un po' bizzarre come quelle dell'essenziale superfluo, insomma. Un'esperienza veramente importante che mi ha arricchito tantissimo, assolutamente. Quindi, anche se è arrivata tardi, assolutamente è arrivata probabilmente al momento giusto, come il fatto di decidere di andare a abitare in montagna un po' avanti negli anni, ma forse è stato anche quello un segno del destino nel momento giusto. Quindi bellissima esperienza che continuo ancora a fare volentieri e che ogni tanto incontra anche il consenso di amici come Alberto, come Gabriele, come Francesco, con le quali ci si scambia queste emozioni. Bene, come la cultura e la scrittura non è fine a se stessa, ma è proprio condivisione delle esperienze, messa sul supporto, e poi da questa, diciamo, condivisione ognuno percorre la propria strada, abbiamo raggiunto, penso, il risultato di ciò che la cultura dovrebbe fare. Dunque, da un'esperienza così di condivisione tramite la scrittura, la cultura, il passaggio di esperienze, è stato proprio da stimolo per iniziare questa strada in montagna a Maurizio. Dunque, anch'io sono per certi versi orgoglioso di aver partecipato e stimolato questo percorso. Ritorniamo un attimo, prima di finire, su un'altra questione importante di Magda Sorgazza. Se tutti noi ci chiediamo, soprattutto in epoca di crisi e di difficile gestione delle risorse, come voi riusciate a conciliare il vostro stile di vita con queste problematiche che noi affrontiamo quotidianamente, problematiche di natura economica e di natura sociale. Non è facile perché, e comunque l'esperienza della scrittura mi ha aiutato tantissimo, perché mi ha come aperto una porta sul mondo che mi stava intorno. In più devo anche dire che il fatto di essere andato a abitare in montagna mi ha dato la possibilità di avere più tempo per ragionare su queste cose. Prima le informazioni mi arrivavano prevalentemente dai media, dai telegiornali, dai giornali stessi, dalle chiacchiere con gli amici. Adesso invece le nozioni mi arrivano in modo molto più diretto, molto più importante, definitivo. Il rapporto fra la nostra tranquilla vita in montagna e le problematiche che ci sono fuori è una cosa che sentiamo parecchio. Io credo, e mi sono fatto questa idea in questi giorni quando pensavo di parlare di questo problema, che il mondo si regge sostanzialmente su un difficile equilibrio, un equilibrio che è dato da due fattori principali, essenzialmente principali. Uno è quello che fa l'uomo e l'altro è quello che fa la natura. Se queste cose si bilanciano, tutto bene o male gira in modo abbastanza regolare, abbastanza tranquillo. Se io ho bisogno di scaldarmi, di tagliare una pianta, non creo un grosso problema all'ecosistema che ho intorno. Con i dovuti sistemi si taglia la pianta, io lo sfrutto per scaldarmi e tutto finisce. Intorno a me il sistema, l'ecosistema, la natura è in grado benissimo di ricucire questa ferita che ho inferto al bosco perché ho tagliato una pianta. Faccio un esempio limite, sia ben chiaro. Perché ogni attività umana svolta all'interno in un ambiente naturale provoca delle mutazioni, dei cambiamenti. Se queste mutazioni sono digeribili dall'altra parte, dall'altro piatto della bilancia, che è la natura, quello che la natura riesce a fare, benissimo. Ma quando non incominciano
più a essere cominciano ad essere i problemi. Se io abitassi in una grossa città come Milano, come New York, come dove tutti fanno legna per scaldarsi, allora i problemi probabilmente ci sarebbero. Io non dico di avere il modo più logico di scaldarmi, lo sanno benissimo tutti che si inquina probabilmente di più col fumo di un camino che non con una ciminiera di una caldaia regolata che va a gasolio o altre cose, però mi permetto di poter dire che nel mio mondo il fatto di andarmene nel bosco, abbattere una pianta, tagliarla a pezzi, tirarla dentro e scaldarmi ricade in quella normalità di cose che permette alla natura stessa di fare un'azione di aggiustamento nei confronti di quello che io vado a consumare e a inquinare. Nei miei essenziali superfluo parlo sostanzialmente, non so se l'avete notato, di due elementi principali che sono l'acqua e il fuoco. L'acqua e il fuoco sono importantissime, l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Sono importanti perché sono gli elementi principali, primari per la nostra sopravvivenza. E che queste risorse sono talmente disponibili oggi come oggi alle persone che vivono nelle grandi città, che per queste persone si perde assolutamente la visione di cosa c'è nell'aprire un rubinetto o spingere un bottone di una caldaia per aver caldo in casa. Dietro quel gesto lì, che è molto semplice per noi, c'è tutto un discorso a monte. Tutti questi ragionamenti probabilmente sono frutto anche di lunghe giornate di isolamento invernale, probabilmente sì. Però ecco perché a me l'inverno piace, perché mi dà la possibilità di pensare a queste problematiche, di pensare alle notizie che sento intorno, ad elaborarle e a dare un mio perché alle cose, che magari è sbagliato, però insomma, fatto sta che comunque che questi 10 anni trascorsi in Sorgazza dimostrano aver raggiunto un certo equilibrio, penso di averlo raggiunto, perché riusciamo bene o male a vivere decorosamente, non battiamo mai i denti dal freddo d'inverno, mi faccio un mazzo così a fare la legna che non vi dico, però sono orgoglioso di farlo, dico. Cioè il fatto di non bruciare del gasolio che mi viene portato su da una cisterna, che a sua volta viene fatto in un magazzino in Valsugana, che a sua volta viene da un centro petrolchimico, che a sua volta lavora del greggio, che viene a sua volta, insomma tutto sto casino qua, a me mi sembra che per avere 22-23 gradi in casa mi sembra un po' troppo. Io ho combustibile a chilometri zero, ce l'ho fuori di casa. E quindi per quello penso di sfruttarlo e penso di essere in linea con questo equilibrio, ripeto, fra quello che l'uomo dà e quello che la natura ti dà a sua volta, che permette di avere un po' la coscienza in pace. Ecco, questo è il discorso. Grazie Maurizio. Prima di chiudere chiedo alla Carla qualcosa sui progetti futuri, appunto tra i vostri sogni, la realtà che dovete affrontare. Un grandissimo sogno. Progetti futuri, adesso per 6 anni siamo ancora in Sorgazza perché è il nostro lavoro. È stata rinnovata recentemente. C'è stata rinnovata recentemente il contratto, perciò per 6 anni siamo ancora lì. Abbiamo un sogno, un altro sogno nel cassetto che è molto più grande di quello che abbiamo realizzato, però i sogni non costano niente, si può sempre pensare. Noi abbiamo questo pallino, visto che non abbiamo figli e abbiamo amici, parenti che comunque non hanno figli, coppie, vorremmo in un futuro costruire una, non so neanche come chiamarlo. Dov'è Marco? Il padrone di casa? Ancora Marco. Dove sei? Abbiamo deciso di chiamarla la comune dei beni comuni. Vorremmo trovare un posto dove andare ad abitare tutti insieme,
facendo un orto, non si è capito ancora, una comune, anziché andare in pensione e rimanere soli o andare all'ospizio soli come dei cani, abbiamo deciso di fondare questa comune. Insomma, è ancora un po' campato tutto per aria, però... ma anche il fatto di venire a abitare in Sorgasso è stato campato per aria. Sì, certo, appunto, siccome sembrava un sogno impossibile anche venire a abitare in montagna... Ma sempre in zona lavorare... Non lo sappiamo. No, non mettiamo troppi paletti. Adesso per 6 anni dobbiamo lavorare, e allora... Però intanto ci incominciamo a guardare intorno, vorremmo una... Oggi abbiamo visto dei posti stupendi sulla vostra montagna. Sì, sì. Allora tieni. E il futuro, sì, beh, senz'altro. Il futuro vedremo se questo sogno riusciremo a realizzarlo. No, fra l'altro è una cosa un po' particolare, perché sto sogno è veramente. Sto sogno, non chiamiamolo così, sto chiodo fisso. Ci gira nella testa già da mo', chiedetelo ai nostri parenti, ai nostri amici, insomma. È una cosa assolutamente incredibile, che già è successa per altri particolari di questa nostra esperienza, che spesso dopo che l'hai pensata trovi qualcosa che ti dice, ma allora forse non avevo tutto questa, non è poi così campatinare questa cosa qua. E sto introducendo una cosa che adesso Carla andrà a fare. No, troppo lunga? Facciamo una sintesi. Ok, perché... Ci concentriamo su questo. Sì, okay, sì. D'accordo. Allora, noi avevamo questa cosa in testa, poi un giorno andiamo in libreria, cercavamo un libro, non l'abbiamo trovato, ne abbiamo visto un altro, ci ha colpito. Ed è questo, il titolo dice tutto, Adesso basta, di Simone Perotti. E, al di là del titolo, Simone l'abbiamo conosciuto per un programma che è andato su Rai 5, perché anche se la TV non è essenziale, devo dire che ultimamente abbiamo anche imparato a scegliere, e quindi grazie al fatto che riusciamo a vedere finalmente la televisione da quando è arrivato il digitale, riusciamo ogni tanto a vedere quello che veramente ci interessa, e quindi facciamo una scelta. Su Rai 5 è andata in onda questa serie di puntate su, guarda caso si chiama Cambio Vita, e la cosa ci ha assolutamente interessato, e poi dopo diciamo, ma guarda cosa ha scritto, Adesso basta. Il capitolo finale di Adesso basta, che si chiama Un'ultima idea, parla proprio di un'idea di questo tipo, cioè vuole dire di... Visto che stiamo diventando una popolazione un po' di gente sola, visto che per questioni legate a tante cose magari alcuni di noi non hanno i figli, ma anche quelli che hanno i figli, perché condannare i figli a dover per forza gestire i genitori quando saranno anziani? Rendiamo le persone anziane artefici della loro condizione, e quindi creiamo questa situazione, quindi mettersi insieme con una serie di regole ben precise, che non vuole dire essere inquadrati come dei soldatini, ma comunque una piccola comunità, la comune dei beni comuni, e tutti insieme cercare di sbarcare il lunario, perché ahimè tante persone della mia generazione incominciano a pensare che forse alla fine della corsa di pensione non ce ne sarà tantissima, quindi è meglio farci trovare pronti. Ecco, questa è l'idea, e abbiamo riscoperto questa cosa in uno degli ultimi capitoli di questo libro, guarda caso. Bene, vediamo come andrà. Prima di fare proprio la chiusura, abbiamo un piccolo filmato, è un bel testo, breve, che proprio introduce e suggerisce il video. Vi chiedo se avete delle domande, qualche curiosità, qualcuno che vuole chiedere qualcosa. Presto. Non siamo ancora sposati, quasi 40 anni che ci conosciamo, non siamo ancora sposati. Sono ancora in prova. Sì, vabbè, ci dobbiamo pensare su seriamente, passo, non da ridere. Qualche domanda? No, è una riflessione che facevo. Vai. Una cosa straordinaria, no? Eccezionale. Però
riservata a pochi sia per le caratteristiche vostre, le qualità, le capacità, e anche perché non tutti possono farlo, no? Allora, siccome il titolo della serata è la frugalità, no? Da certi punti di vista è più difficile vivere la frugalità in un ambiente normale che non nel caso vostro, nel senso che il caso vostro è anche un caso affascinante per certi aspetti, pieno, se volete, di disperazione, penso, in alcuni momenti, ma nello stesso tempo anche... No, disperazione no. Ecco, beh, ho esagerato, sì, però voglio dire, le difficoltà, sì, questo no. Vivere la frugalità nella normalità del quotidiano è molto più difficile. È molto più dura. E un complimento, sei diventato trentino anche nell'accademia. Se ti sentono i miei amici trentini, no, in giro per... Sì o no? Ti ringrazio per il complimento. È una considerazione. No, è una considerazione interessante. Mi permetto di risponderti dicendo che in modo, ma no, non mi sentivo, vabbè, in modo, io ho detto che siamo arrivati in Sorgazza per caso, sospinti da passione, da desiderio di provare una cosa e l'altra. Abbiamo scoperto questo nuovo stile di vita e insomma è andata come è andata, è così. E tu dici, e hai perfettamente ragione, la frugalità in una vita normale è difficile, è molto difficile. La frugalità bisogna conquistarsela, bisogna avere il coraggio a un certo punto di dire così. E non è per tutti, non è che noi siamo dei due super uomini, ma a noi abbiamo avuto la fortuna che ci è capitata questa cosa qua. E l'abbiamo cavalcata a pieno, credo che l'abbiamo cavalcata a pieno. Convinti tutti e due, perché una cosa così non la si può fare. Se a lei piaceva stare al mare, a me piaceva stare in montagna, non durava assolutamente. Siamo, a Ferrara si dice che siamo due bocce in misura, non so se il termine rende l'idea. E, da questo punto di vista ci complementiamo parecchio, per altri assolutamente no, ma comunque in questa cosa qua fondamentale, essenziale, siamo assolutamente in sintonia io e Carla. Però hai ragione, è vero, hai perfettamente ragione. Questa cosa, se non è, se non si percorre una strada parallela che è il cambio di vita, è difficilmente raggiungibile. Perché la vita, probabilmente, che la maggior parte di noi è portata a percorrere, deve essere all'interno di quelle regole che la vita odierna ti impone. Devi uscirne, è vero, è verissimo. Prego. Io vorrei chiedervi di queste belle bestie che vi fanno compagnia. Come vivono? Cosa fanno? Le nostre bestie? Sì. A te. Abbiamo tre gatti, tre galline e il cane che vedete qua. E tanti animali che ci vengono sul tetto, la volpe che... C'è un po' di colesterolo, tipo. Andato a fare gli esami. No, abbiamo il tassolo, il bellino, l'aquila, i caprioli che ci vengono sul tetto, poverini, a scaldarsi. È logico che essendo di città, questo è il mio gatto, essendo di città, i gatti due li avevo portati dalla città. Lui mi è arrivato l'anno dopo e le galline resistono, tutti mi chiedono come fanno a resistere le galline, ma sono abituate. È stata la cosa forse più dura, portare il mangime alle galline l'anno della neve. Sa che di mangime da 10 kg dentro lo zaino, unitamente a tutto il resto delle vettovaglie, avevano... Sì. Vivono benissimo comunque, vivono benissimo. Membri della famiglia è a pieno. Bene, allora io direi, Carla, abbiamo questo bel testo che dal titolo è Un sogno nella mente di un bambino. È suo. Sì, ma appunto lo traduciamo così, no? E inizia. È bello accorgersi che a 50 anni suonati ancora si hanno dei sogni.
Certo. Prego. E guai. E io preparo. Guai per del sogno. È bello accorgersi che a 50 anni suonati si hanno ancora dei sogni, come quelli di un bambino, belli, irreali, carichi di fantasia, senza pregiudizi e per questo puri ed onesti, senza secondi scopi e quindi inequivocabilmente cristallini. Sono un sognatore e come tale improvvisamente ho come delle visioni e adesso vorrei raccontarvi questa. Da giorni in video TV, ma anche in rete, passa un filmato di un astronauta che sulle onde di un noto brano musicale suona la chitarra all'interno di una navicella spaziale, in un'atmosfera quasi irreale, a causa non solo della mancanza di gravità, ma anche perché questo pezzo musicale sembra quasi creato nell'ambiente nel quale veniva interpretato in questo frangente. E invece è un pezzo dei primissimi anni 70, ispirato, si dice, al film di Kubrick 2001 Odissea nello spazio. Spesso in questi ultimi anni mi sono impegnato nel difendere l'essenzialità di molte cose e a condannare il superfluo di altre. Questo in generale, come abbiamo visto, è molto legato al mio attuale stile di vita, che essendo a me molto gradito è altrettanto difeso. Ma il mio spirito autocritico mi fa anche pensare che se a me piace vivere di poco, scaldarmi a legna o negare molte forme di tecnologia, ad altri questo non può andare bene, credo che si possa definire libero arbitrio. Ma quell'astronave, che indubbiamente rappresenta un condensato di modernità e tecnologia, non vi nascondo che mi fa un po' di invidia. Forse molti lo noteranno, ma dagli oblò di quel mezzo si intravede la Terra. E allora ho immediatamente sognato che quel punto di vista poteva essere lo stesso che uno poteva osservare dalla cima di una montagna. Chi di montagna è malato come me sa benissimo di cosa sto parlando. Il guardarsi intorno da quel punto privilegiato è un premio di tutte le fatiche fatte, lo scopo stesso degli sforzi profusi nel raggiungerlo, un modo per guardare lontano, oltre quell'ostacolo che ora sta sotto i nostri piedi. Quella navicella rappresenta quindi una cima, un punto di osservazione dal quale vedere tutto quello che sta sotto, ma ricordando che laggiù ci sei anche tu e quindi un punto di vista sul tuo mondo. Ebbene, io lassù vorrei salire per vedere il mio mondo, il nostro mondo, da una montagna alta più di tutte le altre. Sogno, curiosità, forse vanità, nell'essere più alti di tutti. E allora mi dico che controsenso pensare di vivere consapevolmente con lo stretto necessario credendo nel proprio lavoro e non in quello che le tecnologie ti fanno credere di fare. Ma per essere lassù non ci sono sentieri o vie, e l'unico modo per farlo è salire su quel mezzo tecnologico. E allora questo è contraddittorio per me che difendo i miei valori di vita. Ma forse qui si entra in un altro mondo, meno reale, ma non per questo non possibile, il mondo della fantasia, che per ognuno di noi rappresenta il modo di superare ostacoli non superabili. E la grande forza che ognuno di noi possiede, è la grande forza che ognuno di noi possiede fin da piccolo, quando speri di fare da grande quello che magari preferisci. Molti bambini dicono di voler fare da grandi astronauti, ma in alcuni di loro non c'è solo il sogno di pilotare quell'incredibile mezzo, ma il desiderio di vedere il proprio mondo dalla montagna più alta. E ora che bambino più non sono, apprezzo magari quel sottofondo musicale che potrebbe accompagnarmi. Ora, in conclusione di questo nostro, spero, piacevole incontro, voglio regalarvi questo breve filmato. Questo sogno innocente di bambino cinquantenne, sperando di trasmetterne a pieno i concetti che insieme a Carlo ha provato a comunicarvi. Un modo questo per invitarvi a ragionare sulle vostre scelte, che dovrebbero essere sempre più libere possibili, ma anche assolutamente rispettose del prossimo e dell'ambiente che ci circonda.
Un grazie a tutti voi per la partecipazione a questa serata, un grazie al Comune di Sant'Orso per la fiducia e un grazie soprattutto all'amicizia e alla stima di Alberto Peruffo. Buon sogno a tutti. Naturalmente la stima è reciproca.